Buongiorno Cerignola, ma dovrei dire buongiorno Cerignola più i cinque reali siti. Abbiamo iniziato i 6 mesi più importanti da quando esiste SIA. Sono i 6 mesi durante i quali il Tribunale di Foggia potrà deliberare la omologazione o meno del concordato preventivo presentato dalla SIA. Noi avevamo presentato una richiesta di concordato preventivo in bianco, adesso abbiamo integrato e sostituito quella richiesta con la richiesta di concordato preventivo, sempre in continuità, ma non in bianco, accompagnato da un piano industriale idoneo, secondo noi, a garantire la continuità dell'attività di SIA. Voglio dirvi semplicemente questo, perché se cominciamo a parlare e parliamo di tante cose, forse vi confondo le idee. Noi abbiamo in questo momento due grandi obiettivi. Uno, far approvare dal Tribunale un piano di concordato preventivo basato, secondo noi, su solide, concrete e validissime proposte. L'altro obiettivo, noi 6 paesi, Cerignola e gli altri 5, dobbiamo garantire a SIA i flussi finanziari. Mi spiego in italiano e non mi dite che non sono chiaro. Per migliorare il servizio di SIA occorre che SIA possa campare tranquilla e avendo una adeguata disponibilità economica. I contratti sottoscritti con Cerignola e gli altri 5 comuni, i piani di rientro delle debitorie sottoscritte con Cerignola e gli altri 5 comuni permettono a SIA di vivere non largheggiando, perché ovviamente non c'è da largheggiare, ma consentono a SIA di svolgere la sua attività con sufficiente serenità, a condizione che il primo di ogni mese, dal comune di Cerignola e dagli altri 5 comuni contrattualizzati con SIA, parta il bonifico pari alla somma mensilmente dovuta da ciascun comune alla SIA. Nasce prima l'uovo o nasce prima la gallina? Se non paghiamo puntualmente, i servizi di SIA non potranno migliorare. Se i servizi di SIA non migliorano, è chiaro che la sorte di questa azienda va in discussione. Quindi abbiamo, per questo secondo punto, in mano tutto noi sindaci, noi strutture comunali. Dobbiamo essere precisi e puntuali. Quindi le due scommesse sono: nei prossimi 6 mesi il Tribunale di Foggia omologa o no il concordato preventivo approvando il nostro piano industriale. Seconda scommessa, i 6 comuni sono in grado ogni primo del mese di accreditare a SIA la somma dovuta per consentirle di funzionare? Queste sono le due scommesse, poi il resto, Madonna di SIA, parlano tutti quanti, nessuno capisce niente di SIA, dicono tutto un sacco di fesserie colossali. Queste sono le due scommesse immediate. Poi ci sono altri temi dei quali vi vorrò parlare. Vi vorrò parlare con una certa continuità e spero con la stessa chiarezza. Però per il momento ficchiamoci in testa queste due cose. Il concordato deve essere omologato, lavoriamo per questo. Due, i flussi finanziari devono essere puntuali. SIA ha tutte le possibilità per vivere e vivere discretamente. Ma noi dobbiamo fare il primo del mese il nostro dovere. Per quanto riguarda quella protesta, sindaco, con il presidente Emiliano è successo qualcosa? È successo che la regione ci ha convocato come però ufficio tecnico, non ufficio politico,
alla presenza del direttore generale di Ager, avvocato Grandaliano, non abbiamo risolto un bel nulla. La domanda richiede che io mi addentri in una questione che riguarda gli impianti, perché concordato e flussi finanziari riguardano il servizio di raccolta rifiuti. Gli impianti sono un tema strategico. Posso dire che i sindaci sono al lavoro per un documento politico e programmatico che affronti il tema degli impianti. Abbiamo capito che da parte del pubblico ci sarà poca collaborazione, sostanzialmente ci vogliono strangolare. Noi abbiamo spiegato nell'italiano del sindaco Metta, che come sapete non è molto diplomatico, è un po' diretto, che non ci faremo strangolare da nessuno e che vogliamo rimanere padroni del nostro futuro, anche a costo di aprire gli orizzonti a interlocuzioni con altri soggetti che non siano strettamente pubblici. L'importante è che sia sopravviva e che migliori la qualità del servizio e che al servizio di raccolta sia abbinato il servizio legato agli impianti. Quando parlo di impianti parlo TMB, biostabilizzazione, le nostre 16 biocelle modernissime e il sesto lotto di discarica che deve accompagnare necessariamente le 16 biocelle. Dobbiamo riuscire a fare a meno di chi ci vuole strangolare per prendersi il bottino. Dobbiamo spiegare a tutti, Grandaliano per primo, che SIA è strategica nella chiusura del ciclo dei rifiuti regionale, ma non è strategica nel senso che deve morire, è strategica nel senso che deve vivere e deve gestire direttamente l'impiantistica. Con un partner? Speriamo. Vediamo che dicono gli altri sindaci e poi sarò più preciso. Buon lavoro. Grazie.